Sono passate circa 24 ore da quando il comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha richiesto ufficialmente al CIO l'inserimento di baseball e softball nel programma olimpico per Tokyo. Chiediamo a Riccardo Fraccari, presidente della Federazione Italiana e della Federazione Internazionale, che cosa questo significa per il nostro movimento. È un significato multiplo, intanto per quanto riguarda i nostri atleti e le nostre atlete, è la realizzazione di un sogno, quella di poter rappresentare il proprio paese, nei Giochi Olimpici, che è la più alta manifestazione sportiva a cui un atleta ovviamente aspira, e quindi certamente ridare una spinta propulsiva anche, di partecipazione alle nostre discipline. Come sappiamo, ovviamente c'è da parte dei giovani la propensione ad avvicinarsi a sport che hanno una visibilità dal punto di vista anche olimpico. Ma credo che gli effetti positivi ci saranno anche per quanto riguarda le nostre società, perché rappresentare uno sport olimpico ovviamente li colloca in una posizione diversa relativamente a amministrazioni comunali, a potenziali sponsor. E per quanto riguarda la federazione, far parte del gruppo delle federazioni olimpiche vuol dire certamente maggiori risorse da parte del Comitato Olimpico. Quindi diciamo che l'effetto positivo è multiplo sotto vari aspetti, ed è questo il motivo per cui la Federazione Internazionale ha lavorato per anni al raggiungimento di questo obiettivo. E adesso quali sono i prossimi step operativi? Cosa ci attende l'immediato futuro? Ma dai contatti che ho avuto anche con il Comitato Olimpico Internazionale, gli aspetti sono due. Uno, quello di completare la procedura, perché ci deve essere una approvazione formale dall'esecutivo del Comitato Olimpico e poi dell'Assemblea Generale di Rio 2016. Dall'altro, da mettere a punto anche, d'accordo con Tokyo 2020 e con il CIO, tutta la parte relativa alle qualificazioni per Olimpiadi, ai test event, eccetera. Quindi ancora un grande lavoro da svolgere. A livello italiano, l'effetto immediato del rientro alle Olimpiadi vorrebbe dire anche risorse nuove e fresche per la federazione. Certo, perché le federazioni olimpiche, le non olimpiche, si dividono il 10% dei fondi destinati alle federazioni, le federazioni olimpiche 90%. Ma quello che credo mi aspetto e ci aspettiamo è già dai primi momenti in cui è stato dato l'annuncio, ho potuto verificare, è un'attenzione diversa da parte dei media. Già ho ricevuto diverse richieste di interviste di vari media nazionali e internazionali, e questo è certamente andrà a favore di tutto il movimento italiano. Quindi anche questo è un aspetto che ci aspettiamo, scusate il bisticcio di parole, ma che certamente sarà un effetto positivo di questa remissione ai Giochi Olimpici. Quindi a Rio una formalità è fatta. Beh, diciamo che dobbiamo convincere bene, e per questo non possiamo commettere errori, e dobbiamo da ora a Rio continuare a dimostrare che le nostre discipline sono uno sport globale e non solamente uno sport americano. E questo è il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. Proprio per questo il 9 di ottobre abbiamo convocato una conferenza stampa per entrare più nei dettagli di quelli che saranno i prossimi passi.